Professor Sgarbi, l'Italia è il paese che ha i siti monumentali più importanti nel mondo, eppure non si riesce a valorizzare quest'arte. Perché? Beh, è un'affermazione generica, alcune cose sono largamente valorizzate, altre lo sono poco. Forse quelle che lo sono poco o niente mantengono una riservatezza e una dimensione psicologica di qualcosa che tu tieni per te, che vai a scoprire, quindi non è neppure detto che ogni cosa debba essere valorizzata, però poi ci sono cose valorizzate bene e cose valorizzate male, ci sono interventi sbagliati, interventi distruttivi e interventi utili, per cui è difficile dire. Certamente possiamo dire che dopo un trentennio di devastazione del patrimonio monumentale, oggi c'è un'attenzione che talvolta è poliziesca ed è molto severa da parte delle amministrazioni dello Stato, delle sovrintendenze, che però induce maggiore prudenza e determina anche degli effetti di soluzioni alternative. Per cui parlavo del MUSA, che è il museo di Alghero, lì hanno trovato una soluzione sicuramente intelligente. E allora possiamo dire che il problema è che non c'è una visione univoca e alcune cose sono fatte in maniera lodevole, altre sono totalmente sbagliate, altre sono abbandonate, ma non è che ci sia una generale trascuratezza, anzi parlavo del caso di Ulassai, sia pure con molte parolone che servono, e però l'idea di un ministro che ha deciso di dare 20 milioni a un borgo sotto i 300 abitanti in ogni regione d'Italia indica una volontà di far nascere quello che per decenni è stato dimenticato. Quindi da quel punto di vista alcuni esempi o modelli sono sicuramente il segno di una sensibilità cresciuta e che naturalmente favorisce alcune aree e altre meno. Ha dei modelli formidabili come quello di Santo Stefano Lissessanio, dove un imprenditore italo-svedese ha preso un intero paese, lo ha fatto rinascere, aumentando i valori immobiliari da 1 a 100, in un luogo in cui non c'è né il mare, né la montagna, né le terme, però che è la bellezza ritrovata, dà il segno che un'impresa che talvolta viene da un privato può dare dei segnali significativi anche rispetto al tema della tutela nella sua dimensione più alta, più filosofica, che dovrebbe essere appannaggio delle sovrintendenze, le quali invece spesso fanno interventi sbagliati o danno prescrizioni discutibili. Per cui è molto variegata la realtà, perché siamo diventati un paese ricco, circola molto denaro, il patrimonio artistico è stato per molto tempo ritenuto quasi un impiccio e quindi casi come la distruzione delle ville Liberty a Palermo, il sacco di Palermo, ha significato negli anni 60 e 70 una linea che in molti luoghi d'Italia è stata anche praticata e altre soluzioni invece sono state esemplari. Per cui, Non c'è un modello non di c'è un modello, comunicazione. Quanti potrebbero no, soprattutto non essere? c'è una soluzione che possa essere giudicata positiva o negativa in astratto, occorre valutare caso per caso. Come si potrebbe comunicare un sito importante come tanti di quelli che abbiamo in Italia? Beh, appunto, alcuni casi hanno avuto comunicazioni da Ravello a Procida, a Ostuni, casi non si contano, a Cividale. Alghero, effettivamente, in cui siamo, è un luogo di grande importanza che ha patito più una decadenza che uno sviluppo, e questo però dipende da amministrazioni e anche da tendenze, mode, alcune cose crescono e altre decrescono. Alghero, nella mia percezione, ha sempre avuto una dimensione magica e onirica. Riuscire a intercettarla e a riscattarla in questa direzione è un obiettivo importante, se ci sono forze che convergono su questo obiettivo e che abbiamo visto oggi in atto con la proposta dell'ANCE, che io ho perfettamente condiviso rispetto alle mura, che è una proposta che non presuppone uno investimento speculativo, ma viceversa una liberazione, con la prospettiva poi di creare un'immagine della città più, come dire, ammirevole, più degna di ammirazione. Abbiamo visto che l'obiettivo era la riqualificazione urbana, questa nella salvaguardia della natura, del territorio, dell'arte, con la necessità però di un ampliamento delle città. È possibile in un futuro prossimo? Sì, è stato fatto generalmente male, le aree nuove, le new town intorno alle città sono generalmente brutte, però
per esempio l'ultima grande città che ha indicato un allargamento della dimensione addirittura di Roma, che è l'Eur, è stata azzeccata, quindi un'altra è la città di Gibellina, quindi ci sono dei progetti, diciamo, di visione ideale che poi diventano realtà. E quindi molto spesso invece l'edilizia e i piani regolatori stabiliscono delle dinamiche meccaniche, ripetitive, modulari, che rendono malinconici i luoghi, per cui riuscire, l'intervento della Costa Smeralda, essendo volto al lusso, al benessere, è un intervento che si può discutere, ma certamente ha dato un segnale, quindi la Sardegna da questo punto di vista ha dato un segnale progressivo, avanzante, e con qualcosa che può essere molto discussa, però certamente è riuscito, per cui altrove questo non è avvenuto. Grazie.